Ciao a tutti, allora inizio questo vlog adesso e sono in macchina perché sto andando a togliere il quarto dente del giudizio. Che non hai. Che? Che non hai. Come che non ho? Non hai giudizio. Ah, che vabbè. Poi ne ho ancora altri due sopra, però non li tolgo. Non ancora. Hai noni. Non intervenire troppo spesso nel mio nome. E niente, adesso stiamo andando a toglierlo, però io ho paura perché ho paura che mi faccia male. E poi non posso neanche mangiare subito. Questa è la cosa più grave. Quindi vabbè, quando arrivo ci vediamo dopo. Mentre noi ci stiamo avvicinando al fatidico momento, voi lasciate un commento e scrivetemi se avete i denti del giudizio, se ne avete già tolti e se avete sofferto. Io per il primo sì, ho sofferto un sacco, per il secondo più o meno e per l'ultimo che l'ho tolto un mese fa tipo, no, quasi niente, cioè zero. Non mi ha fatto il male il dopo. Tu mamma li hai tolti? Sì. Ti aveva fatto male? Sì, uno si è spaccata la radice. Comunque, li ho anche tenuti, tranne uno che me l'ha buttato. Infatti a casa ho il dente e sono delle robe enormi. Non so se farvele vedere però perché può fare un po' schifo. E voglio tenere pure quello di oggi. Mi dispiace che il secondo me l'hanno buttato. E vabbè, ormai. Che si bagnano i capelli. Ma sì, tanto piovigina solo un pochino. Ok, allora va bene, per ora non fa male. Era questo qua sopra, l'ultimo dei quattro, dei sei. Niente, mamma, vuoi dire qualcosa? Ah, saluta. Piove, piove. E non so. Mi ha cucito stavolta, mamma, lo sai? Due punti. L'ultimo no, e gli altri due sì. Adesso vado a casa e non faccio niente. Tra l'altro ci sono stata a casa da scuola perché appunto dovevo venire qua. E boh, che ora è mamma? A mezzogiorno e mezza. Ok, allora questo qua è il pranzo e sono spinaci. Lo so che non si vede molto perché fa brutto, quindi è buio. E giusto perché devo mangiare cose fredde oggi, mia sorella ha fatto gli spinaci. Vabbè, non importa. Tanto non sto ancora, cioè non sto male. È stato un bel post per ora. Vabbè, buon appetito. Allora, stavo guardando Uomini e Donne, però ci sono i vecchi, quindi smetto di guardarlo e inizio a fare tedesco perché la mia compagna mi ha ricordato che domani c'è la verifica su tutti i verbi al preteritum e io li devo studiare ancora tutti, quindi è meglio che io inizi. Tra l'altro volevo dirvi che sì, sto parlando in modo strano con la bocca così perché qua dentro ho il cotone, quindi per evitare sanguinamenti e roba del genere, quindi per questa parte di video parlerò così e dopo magari lo tolgo, vediamo com'è la situazione. Yeah! Adesso inizio tedesco. Mi sto bevendo questo succo all'arancia rossa e qua ci sono i miei amici. Devo studiarvi, cioè devo studiare questa pagina, queste due e ancora... Non riesco a girarla, aiuto, questa. Solo quelli verdi, solo. Wow, complimenti Asia. Sono le 5:10, io ho finito i compiti, sbarra di studiare tedesco, alle 4:30 e adesso ho già montato la prima parte di questo vlog che state guardando adesso. E niente, adesso vado a vedere un po' di film su Netflix e a più tardi. In pratica ho guardato film, serie TV su Netflix fino adesso che sono le 8:30. Devo andare a fare qualcosa per cena, penso che mi mangerò le lenticchie, adesso vedo. Tra l'altro voglio dirvi un po' di cose, però prima di tutto è che presto arriverà un room tour perché l'ho sistemata in modo diverso. Mi sono tirato un colpo, ho cambiato alcune cose nella mia camera, quindi... Vorrei fare un room tour, fatemi anche sapere se vi piacerebbe. E niente, ho tipo troppa voglia di pizza, però non posso mangiarla.
Se state commentando, cioè se state vedendo, se avete visto il video fino a qua, se lo state guardando tutto, lasciate un commento con la faccina di una pizza, perché non lo so perché. E questa è un'anteprima del room tour. Ta-da! Buon finito, andiamo via da qua e andiamo a cucinare le lenticchie. Ta-da! Allora, io chiuderei il vlog qua, anche se appunto devo ancora mangiare, perché così lo carico di oggi ancora, perché penso di riuscire a farcela. Quindi, niente, spero che questo vlog vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto un po' di compagnia. Se sì, lasciatemi un commento, mettete un mi piace e commentate anche con l'emoji della pizza. Noi ci vediamo al prossimo video e lasciate se volete anche qualche suggerimento per qualche video che vorreste vedere. E niente, spero che appunto questo video vi sia piaciuto, vi ho portato in questa mia avventura dell'estrazione del dente del giudizio, del quarto dente del giudizio, perché io in tutto ne ho sei, ne ho altri due sopra, ma mi sembra di avervelo detto nei video. E niente, un saluto a tutti, buona serata, buongiorno. Boh, buona scuola in base a quando vedete questo video. E niente, iscrivetevi, ciao!